Mi viene da dire che la RAI, Carlo Freccero, sono un po' come Cleopatra e io, novello Marco Antonio, non ho potuto resistere, questa è la verità. Perché insomma una domenica di dicembre ricevo una telefonata da Carlo Freccero, io stavo col pigiamino antisesso a casa, perché la domenica faccio sempre le mie faccende domestiche, e vedo Carlo Freccero, era appena da poche settimane insediato alla guida di Rai 2, e io leggo, ti dico pronto, non farmi perdere tempo, dico no, ciao, auguri, complimenti, congratulazioni, dice non farmi perdere tempo, vieni a presentare The Voice con me, e io non ho potuto che dire obbedisco, cioè ho detto parliamone, boom, sul telefono, e da lì poi è nata tutta la nostra collaborazione. Vi devo dire che sono intanto contentissima del diciamo bentornato che mi hanno dato le maestranze di questa azienda, che io non ho mai dimenticato, e qui sono sempre stata in contatto tutti questi anni, perché non c'era Natale, non c'era il mio compleanno in cui le persone con le quali ho lavorato, non solo ovviamente le persone, gli autori, eccetera, ma soprattutto le maestranze, in sartoria, i cameraman, eccetera, non mi avessero fatto gli auguri e non avessero tenuto con me sempre un contatto. C'è non è un direttore qualunque, un direttore molto diverso dal direttore che abbiamo visto succedersi negli ultimi 20 anni, probabilmente. E quindi è un po' questa concausa, tu e Freccero. Ecco, questo è il motivo pratico per cui io sono qua, il motivo direi burocratico. Ma il motivo mio, invece, è che io ho una grande fiducia nella RAI, nonostante sia con lei, diciamo, che mi ha la RAI, l'istituto che mi ha cacciato, mi ha messo alla porta, in maniera bruta, in maniera immotivata, in maniera nordistica. Ma perché io amo la RAI? Perché la RAI è fatta da persone, quindi quelle erano persone che hanno fatto un'azione, non sono le stesse che ci sono oggi, e la RAI è un'istituzione che va al di là della gente, è come la scuola, è come gli istituti pensionistici, è come un campo sportivo, è un diritto, è un diritto. Quindi per me la RAI è un'occasione fantastica per portare la mia professionalità. Voglio ringraziare Simona e comunque la RAI, perché penso che guardando i coach e guardando comunque diciamo il cast, penso siano 10 passi in avanti, e questo mi fa molto piacere. E cosa posso dire? Mi sto divertendo moltissimo, è un programma che davvero mi piace, sono contenta di fare questo programma, perché appunto a differenza di alcuni talent uno comunque si gira perché gli piace la persona, io sono comunque una di quelle persone che non mi piace andare in conflitto oppure stare con il dito sulle altre persone, sui difetti. Tutti noi abbiamo i difetti e insomma sono anche quelli che ci vengono speciali, per cui sono veramente contenta di essere qua con voi. Ti ringrazio per la New Generation, grazie mille. Sono molto grato di essere qui, per me è un'esperienza, è la mia prima esperienza diciamo così mainstream. E è arrivato un momento molto positivo della mia carriera, dove dopo tante lotte e anche molte controversie sono stato un po' consacrato, riconosciuto per il ruolo che ho avuto per la musica urbana in Italia. E quindi dopo l'esperienza di Sanremo, dopo il forum in città e tante altre cose belle, è arrivata questa opportunità che ho colto. Diciamo, voglio portare il mio bagaglio in mente. Penso, no, perché io qua ho accettato di venire per fare un bus accelerato di inglese. Allora, bravo. Credo che The Voice ha sempre avuto una luce. Devo dire che questa volta c'è il sole a The Voice. E indubbiamente è Simona. Noi siamo i pianeti intorno a lei, che abbiamo bisogno di questo suono. È un grande onore
Per me stare seduto su questa, sulla poltrona più famosa d'Italia, che non è sofà, è quella di The Voice. Devo dire che noi quattro, secondo me, abbiamo già creato una famiglia. Ci chiamiamo i Coach Family. Sembriamo così distanti, ma non è vero, siamo così vicini, perché la musica non ha barriere. Ho trovato degli amici, dei fratelli piccoli, veramente con grande professionalità. Siamo qui tutti insieme, non per far vincere il nostro ego, ma per far vincere The Voice.